finanziare il cenacolo dei poeti, i residenti del quartiere di Porta Robustina che hanno voluto ricordare Anna Rosa con questo piccolo segno e gesto. Io quello che avevo da dire l'ho detto stamattina in cattedrale e secondo me proprio perché questa manifestazione è stata fortemente voluta dai cittadini e noi come istituzione non abbiamo fatto altro che accompagnare e essere doverosamente presenti in questo momento che ci vede sicuramente tutti coinvolti, vorrei lasciarvi leggendo, ringraziando i comuni, i rappresentanti dei comuni di Palo del Colle, di Minetto e di Giovinazzo che hanno voluto essere presenti, e ricordo anche di una massiccia presenza istituzionale il 30 dicembre 2017 che oltre al Presidente della Regione Puglia, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, vide eccezionalmente presenti tutti i rappresentanti dei 41 comuni della Città Metropolitana di Bari, che non era mai accaduto prima. E finora non è più accaduto che a un evento che riguarda una comunità partecipino tutte le altre in questo modo. Io vorrei lasciare con questo ricordo che ha voluto scrivere una delle nipoti di Anna Rosa, che mi ha consegnato questa mattina all'uscita della messa, mi piaceva condividerla con tutti voi. 30 dicembre 2017, ti sei alzata e come ogni giorno, con passi frettolosi e silenziosi, hai raggiunto il convento delle Vergini per assistere alla celebrazione eucaristica. Piena di serenità e della grazia di Dio, pensavi di raggiungere la tua casa, c'era tua sorella lì che ti aspettava. Ma il tuo cammino fu bruscamente interrotto da colpi sparati da balordi. Più volte ho immaginato quella scena, il tuo viso allarmato, impaurito e incredulo. Ho immaginato la sofferenza che hai provato e la smorfia di dolore che ti ha accompagnato e fatta scivolare verso il riposo eterno. La tua morte innocente è stata per noi tutti dolorosa. Al nostro dolore si è unito tutta la città di Bitonto e i suoi amministratori, città che si è ribellata a tanta violenza. Tu sei martire di una guerra tra clan avversari che non hanno rispetto della vita altrui. È passato un anno ed è un anno senza di te. Ci manchi. Ci manca la tua voce e il tuo sorriso. La tua vita terrena non è stata facile. Sul tuo cammino hai trovato tanti ostacoli, molti dispiaceri, ma hai circondato la tua famiglia di attenzione e di amore. I figli di tuo fratello e di tua sorella erano i tuoi figli, non erano soltanto dei nipoti. Hai sempre tenuto all'unione della famiglia, hai sempre voluto il meglio per i tuoi componenti. Hai diffuso amore, hai insegnato la generosità e il rispetto, ti sei circondata di amicizie sincere. Ora che non ci sei più, l'unione tra di noi vacilla. Aiutaci a ritrovarci, a riunirci nel tuo nome come tu volevi. La tua vita è un esempio per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Quella strada che ci ha visto martire, che ti ha visto martire, ora è piena di fiori e di luci in tuo onore, perché chi vi abita, chi la percorre, non vuole dimenticarsi di te. Non solo la tua vita ha lasciato un segno, ma anche la tua morte. La mia mente è fantastica, chissà forse nel silenzio della notte i tuoi passi ripercorrono quella stradina e solo chi sa ascoltare ne sente il rumore mentre cerchi di arrivare a casa. Ricordati di noi e prega per noi, ti vogliamo qui. Questa te la riconsegno perché immagino che la vorrai conservare. Volevo ringraziare le forze dell'ordine, come ho detto stamattina io mi scuso a nome della comunità con loro, perché dopo tutto questo, tutto quello che è accaduto, noi abbiamo riversato e continuiamo a riversare su di loro le nostre paure, le paure di ritrovarci soli, nuovamente in quel dolore, nella perdita della vita di una cittadina innocente, che come qualcuno ha detto non era nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.
era nel posto giusto, nel momento giusto, perché le strade, stare sulle strade, stare sulle piazze in qualsiasi momento è un atto giusto, è un atto che aiuta la comunità a condizione che rispettiamo quelle strade. Io credo che i figli dei nostri figli, spero che i figli dei nostri figli ricordino quello che è accaduto oggi, quello che è accaduto ieri, quello che è accaduto prima di 365 giorni fa, per non ripetere i nostri stessi errori. Spero che quest'odio diminuisca, quest'odio reciproco che nutriamo verso noi stessi. Voglio credere che ci sarà ancora spazio per la comprensione, che viene ancora prima del perdono, la comprensione di chi è vissuto, è nato, vissuto e cresciuto, come ha detto Don Ciccio Acqua Fredda, oggi probabilmente con delle famiglie che non hanno svolto un ruolo educativo, hanno rinunciato al loro ruolo educativo. Non esiste famiglia che può sostituire una famiglia, non esiste istituzione, non esiste scuola che può sostituire una famiglia, però nella vita di tutti i giorni noi cittadini possiamo essere una famiglia, un'altra famiglia vicino a questi ragazzi che non vedono motivo o modo di crescere diversamente. Alle forze dell'ordine, quindi il nostro ringraziamento, a che però il rispetto verso lo Stato, verso l'istituzione, verso la fascia tricolore che indossiamo sia ancora una volta mantenuto, perché se viene meno questo è complesso mantenere un'architettura, un'infrastruttura sociale che possa poi ricordare di essere degni di essere cittadini italiani e di rispettare la Costituzione stessa. Grazie di essere stati qui.